Somos colunas, siamo colonne. Quando ho visitato il museo di Casa Martelli, ho fatto un giro nel profondo, nella profondità delle opere, fino dentro di me. E sono stata affascinata da un affresco che per me è perfetto. L'ho chiamato La colonna vestita. Si trova in un luogo di passaggio, ha dei colori poco squillanti e non richiama l'attenzione da un primo sguardo. Sembra che si dica: io sono così, preferisco essere scoperto a poco a poco. È un po' come sono io. Al tempo stesso è impressionante per come riesci a creare l'illusione dello spazio. È una visione 3D quasi reale, molto bene fatta. Trovo questo dipinto così attuale rispetto alla situazione che stiamo vivendo. La colonna può essere paragonata a ognuno di noi. La colonna è forte, sale verso l'alto, verso il cielo, alla luce, ma ha anche bisogno di protezione. La tenda che scende dal soffitto e si avvolge intorno alla colonna gli offre una protezione, come una giacca o un vestito che ripara dal freddo, ma è anche un modo per differenziare le persone, per mettere in evidenza la personalità di ciascuno. Poi ci sono le panche. Non le avevo viste dall'inizio. Sono per sedersi, rilassarsi, quando siamo stanchi. Con la vita succede lo stesso. Molte volte ci sentiamo stanchi e non le vediamo, ma le panche ci sono sempre, sono lì. Infine ci sono le porte sullo sfondo. Penso che ci siano le diverse possibilità di uscita che potremo avere in questo momento. Sono porte grandi, belle, simboliche di una bella uscita, forse in un giardino. Io me lo immagino così ed è una speranza.